Buongiorno a tutti, bentornati con i nostri approfondimenti sulla società digitale. E oggi con noi abbiamo Carlo Magnani, che è laureato in giurisprudenza e filosofia ed è ricercatore di istituzioni di diritto pubblico e docente di diritto dell'informazione presso il Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università Carlo Bo di Urbino. Il professor Magnani ha pubblicato diversi contributi e saggi al momento giuridico e teorico-politico, tra cui Dall'epoca dello Stato all'epoca della Costituzione, Pluralismo, Informazione e Radiotelevisione, Filosofia del Tennis, Profilo ideologico del tennis moderno. In particolare, occasione della nostra chiacchierata di oggi sarà l'uscita di questo saggio per la casa editrice Rubettino, il cui titolo è Finché ci sono fake news, c'è speranza. Inoltre, il professore è anche collaboratore della rivista, diciamo, nostra amica La Fionda. Chi segue sottosopra sa che abbiamo più volte indagato il rapporto con il termine verità, a partire proprio dalla verità scientifica, che in quanto tale vive necessariamente di dialettica di progressione non lineare. Lo abbiamo fatto discutendo con la professoressa Borutti dell'Università di Pavia e almeno in due altri dibattiti, uno sui vaccini e uno più recente sul rapporto tra verità e storia. Va da sé che fuori dall'universo scientifico la verità assume sempre più connotati sfumati. E a livello perlomeno teorico, fino a qualche anno fa, la verità era sicuramente usata in contesti di tipo scientifico, ma era considerato abbastanza inappropriato in ambito politico. Comunque, tralasciando la vulgata per cui diciamo, ormai da 5 anni, dal 2016 in particolare, è emerso è stato creato questo nuovo termine, appunto, delle fake news. E delle appunto il problema della morte, la verità, post verità, e c'è stato un enorme diciamo uso di questi termini, soprattutto da parte dei media, soprattutto mainstream. C'è sul piano più strettamente teorico, c'è stata una discussione, a parte anche da alcuni filosofi, tra cui Franca ed Agostini, che hanno ipotizzato delle forme di bilanciamento tra la libertà di espressione e il diritto alla verità. E cosa volevo chiedere innanzitutto al professore per iniziare, cosa ne pensa di queste proposte e che rapporto ci sia tra verità e diritto? Esiste un qualche diritto alla verità? Buongiorno e grazie per l'invito. Complimenti anche per le attività della vostra associazione. Sì, il mio libro in qualche modo parte proprio da questa curiosità di carattere filosofica, attorno proprio all'idea della verità. Perché le vicende della verità, insomma, sono abbastanza così originali. C'è un percorso interessante in questo periodo. Perché noi veniamo da un ventennio almeno, e forse anche di più, in cui il concetto di verità è stato fortemente svalutato. E ciò è frutto della, ormai è una tradizione, comunque ormai è stato frutto del postmoderno. Cioè il postmoderno ha basato uno dei cardini del proprio statuto filosofico, è stato quello di contestare le pretese di verità, perché la verità in realtà non esiste. La verità è semplicemente una forma, un sopruso che il vincitore, che chi ha il potere, impone agli altri. E quindi la verità è stata vista sino adesso fino a un certo punto, appunto, con distacco. C'è proprio un libretto di Gianni Vattimo, che è della fine del secolo scorso, che dice, si intitola proprio Addio alla verità. Come dire, il concetto di verità ce lo siamo giocati, non serve più nell'opinione pubblica. Adesso ci sono tante voci, c'è il pluralismo delle opinioni, delle visioni, e quindi è giusto che questo ferro vecchio della modernità, totalitario, assolutista, nella filosofia morale, nel dibattito etico, chi parla di verità viene paragonato un po' a chi, durante una discussione, pone il revolver sul tavolo. Ecco, tirare fuori il concetto di verità aveva un po' questa, significava compiere questa operazione. Si smette la contesa verbale, il ragionamento civile, e appunto si tira fuori il revolver, la pistola, come dire, la verità è questa. E curiosamente, invece, nei nostri giorni, nei nostri tempi, il concetto di verità sembra godere di una nuova fortuna, di una nuova riscoperta.
non solo in ambito filosofico, spesso ciò che avviene nei dipartimenti delle università poi diventa pratica culturale comune, pratica sociale comune diverso tempo dopo. E quindi nelle università, appunto, negli studi, si cerca un po' di recuperare questa nozione di verità. In realtà, più che verità, ad esempio in Italia c'è una corrente che fa capo a Maurizio Ferraris, che ha individuato nel nuovo realismo una nuova proposta filosofica alternativa rispetto al postmoderno. E quindi c'è un ritorno a chiamare le cose per quello che sono. C'è un'idea, un ritorno a quell'idea forte di verità che ci dava già Aristotele nella metafisica, per cui vero significa dire di ciò che è, o di ciò che non è, che non è. Ecco, questa è l'idea di verità, la corrispondenza tra l'intelletto e la cosa. I postmoderni invece avevano un po' rovesciato, avevano un po' mescolato le carte. Lì loro hanno valorizzato soprattutto il detto di Nietzsche: non ci sono fatti, ci sono solo interpretazioni. E questo è il grimaldello per screditare la verità. Quindi da un lato la proposta realista, che dal punto di vista filosofico direi che è assolutamente condivisibile. Invece dal punto di vista della filosofia morale e della filosofia pubblica, cioè quella che si spende e che si occupa di questioni pubbliche, è stata addirittura proposta, tu facevi giustamente il nome di Franca D'Agostini, l'idea proprio di creare, instaurare una nuova politica della verità per curare i problemi dell'informazione e per curare i problemi del dibattito pubblico. Ecco, questa terapia, la terapia della verità, l'idea di che esista, che ci sia bisogno di una nuova politica della verità, questi sono i termini che ha usato la studiosa D'Agostini, termini che in linguaggio filosofico hanno un loro valore. Dal punto di vista giuridico devo dire che nessuno si è avventurato, è stato così spericolato e coraggioso da ripetere nell'ambito delle discipline giuridiche lo stesso concetto. Però è chiaro che alla base, al fondo, c'è questa idea. Allora, visto il pluralismo delle opinioni, visti i social, visto che tutti dicono tutto su tutto e ancora di più, cioè come si fa a riordinare la sfera pubblica? Come si fa a dare un ordine razionale alla discussione pubblica? Allora qui si cala la carta della nuova politica della verità. Occorrerebbe individuare dei nuovi diritti aletici, li chiama la D'Agostini. Aletici perché appunto derivano da aletheia, in greco, verità, scoprimento. E addirittura Franca D'Agostini elenca 5 o 6 diritti aletici, cioè ricollegati alla verità, la verità dell'informazione, i diritti legati alla cultura, eccetera, eccetera. Ecco, questa suggestione, che è principalmente appunto filosofica, e che comunque segna un cambiamento di clima rispetto al postmoderno di cui abbiamo parlato sinora, il problema è che questa suggestione, seppure non in termini così immediati e diretti, viene anche raccolta e trasportata nel dibattito giuridico. Ecco, molti giuristi non è che sono anche filosofi, però comunque riflettono questa cosa. E soprattutto si vede questa esigenza di nuova politica della verità, soprattutto per curare le distonie informative, oppure disinformazione, che costituirebbe il carattere appunto malato, patologico dell'informazione, che costituirebbe una caratteristica essenziale della informazione e della comunicazione politica nei nuovi media. Quindi la data, il punto di partenza, c'è anche una data speciale, specifica, che è il 2016, no? Nel 2016 Trump vince le elezioni, nel 2016 c'è il referendum della Brexit che ottiene quel particolare esito, nel 2016 c'è il suffragio universale, il referendum sulla proposta di riforma costituzionale Renzi-Boschi, e anche lì c'è un esito diverso da quello di quello che si erano augurati le elite o il pensiero mainstream. Ecco, tutte e tre queste sconfitte elettorali della,
delle ragioni del pensiero e dei ceti intellettuali mainstream, in tutti e tre questi casi la spiegazione che viene data è quella che le fake news hanno inquinato il dibattito politico, che le fake news hanno alterato la genuinità del suffragio che gli elettori hanno espresso. E di qui prende forza l'idea appunto di introdurre elementi di verità. Ci sono vari modi di far pesare la verità nel discorso pubblico, no? Uno può creare il Ministero della Verità, oppure si possono anche scegliere vie molto più laterali, che però in qualche modo condizionano ugualmente il pensiero liberamente espresso. Quindi diciamo che grazie a questa cosa la verità, vedete, vediamo, è tornata di attualità. Sicuramente siamo andati oltre all'auspicio di Gianni Vattimo. Gianni Vattimo aveva detto addio alla verità, invece oggi la verità torna nuovamente presente. Se posso restare ancora però sulla questione filosofica, che vorrei in qualche modo anche così, non sono un filosofo di professione, ma vorrei provare a svolgere. Se l'operazione di recuperare quel pensiero che chiama le cose col loro nome, e quindi torniamo al realismo, torniamo a mettere davvero da parte le fumisterie per certi versi postmoderne, la filosofia postmoderna, quel gergo per cui non si arriva mai in un approdo stabile, tutto è relativo, tutto è contingente, tutto può essere sottoposto all'interpretazione, alla narrazione, al gioco ermeneutico. Ecco, se tutto ciò è molto positivo nell'ambito della cultura, dello statuto dei saperi, per quanto riguarda il passaggio al diritto, ecco, questa operazione è assai delicata. Perché il diritto moderno, intendendo con moderno quello edificato a partire dal 600, quando proprio nasce lo Stato, nascono gli Stati moderni, il diritto moderno riesce ad imporsi e riesce ad imporre il modello della statualità grazie ad un'opera di contenimento e di razionalizzazione della verità. Il campione di questa opera, che non dobbiamo mai smettere di ringraziare, è Thomas Hobbes, il quale dice lapidario: auctoritas non veritas facit legem. Questo è un manifesto giuridico del positivismo giuridico e di tutto il diritto che da lì seguirà. È l'autorità, ma è non la verità, a fare il diritto. E quindi qui già abbiamo un primo importante ostacolo. Nel diritto, proprio il momento costitutivo del diritto, il momento genetico del diritto, non può avere una presa così immediata e diretta con la verità, perché altrimenti viene scavalcata l'autorità. Quindi il legislatore deve essere libero, libero anche dalle ipoteche di verità. Certo, se il legislatore vuole fare una legge per disciplinare, che ne so, le aree boschive, non può scrivere che in quel momento sta parlando delle arenili, delle sabbie e delle spiagge, no? C'è una contraddizione molto forte. Però e questo è un esempio abbastanza banale. Però su altre questioni, prendiamo ad esempio le questioni etiche, le questioni legate alla vita delle persone. Se noi abbiamo una verità da dover rispettare, ad esempio potremmo avere la verità che ci dice che solo due persone di sesso diverso possono vivere sotto lo stesso tetto, assumendo la denominazione e anche i diritti di comunità familiare. Oppure potrebbe essere sempre la verità a dirci che non appena la cellula genetica, il gamete maschile, incontra l'ovulo femminile, in quella circostanza vediamo una persona. E quindi la soppressione di quell'entità monocellulare, bicellulare, diventa automaticamente omicidio. Ecco, su questioni del genere, che sono questioni che hanno una loro visione e una loro verità, il diritto non può assolutamente accogliere, non può assolutamente mettersi direttamente in contatto con la verità. Per questo il diritto moderno è un diritto senza verità.
È un diritto anche per certi versi nichilista, perché edifica dei principi, edifica delle regole che hanno la caratteristica di essere semplicemente storiche, contingenti, di essere legate anche al volere della maggioranza di chi vota, di chi si esprime, ha ovviamente una maggioranza storica, concreta. È l'assemblea che vota la legge e nel votare la legge non è necessariamente vincolata ad alcuna verità. Questo così dal punto di vista generale, tanto per capire come, secondo me, il diritto moderno funziona o dovrebbe funzionare. E per questo la problematicità del rapporto con la verità. Quindi personalmente sono molto contento quando dal punto di vista filosofico ritorna in auge il realismo, quando ritorna in auge l'idea di chiamare le cose con il loro nome. E quindi mettiamo da parte un po' l'interpretazione, il gioco postmoderno in base al quale il sapere non è libertà, ma il sapere è potere. E allora ogni forma di sapere viene collegata con una contesa per il potere. Io sono più kantiano e il sapere, secondo me, innanzitutto è libertà e quindi è universale. Il sapere non è lo strumento di uno contro l'altro, non è lo strumento degli occidentali che vogliono colonizzare gli altri. No? Dietro il sapere il postmoderno vede questo sospetto, vede appunto il dubbio, il sospetto che lì ci sia una volontà di dominio. Ecco, se ritorniamo in un'altra epoca, con un altro paradigma, secondo me è positivo. Però quando questo salto, invece, lo tramutassimo, lo passassimo in maniera troppo immediata al diritto, lì secondo me rischiamo di perdere parecchio. Rischiamo di perdere appunto la laicità e la libertà del diritto positivo che ci è stato insegnato per primo nel 1651 proprio da Thomas Hobbes. L'autorità e non la verità se fa il diritto. Con una funzione chiara, era la funzione di mettere pace in Europa e dire basta scannarci fra protestanti e cattolici, basta sta guerra che voi avete ragione. Quando si parla di legge dello Stato non c'è verità che tenga. Mettiamo da parte questo argomento. Ciao. Chiarissimo. E comunque approfondiremo poi anche alcuni sviluppi ulteriori del ragionamento sul piano appunto del diritto. Vorrei però prima di fare questo fare un ulteriore un passaggio un po' di lato, diciamo così. Per appunto lei siamo facoltà di scienza e comunicazione, dicevo prima, e appunto uno dei padri appunto della dottrina della comunicazione, cioè McLuhan, diceva appunto che il mezzo è il messaggio, no? E quindi diciamo, sebbene sembra, possa sembrare insomma dalla retorica che va per la maggiore insomma in questi ultimi anni su internet, dove si è passati insomma dal Time che pubblicava nel 2006 la copertina dell'uomo dell'anno col computer, chi è l'uomo dell'anno sei tu che sei libero di usare internet e quindi di diventare protagonista, a 10 anni dopo, dove invece la verità era morta, no? Sempre attraverso internet. Quindi questo, ormai questa diffusione dell'idea, passare dall'iperottimismo tecnologico insomma degli anni, fine anni 90, a questo pessimismo assolutamente diffuso, in cui appunto il problema è che c'è il populismo e quindi c'è questa diffusione di idee sbagliate. Ecco, prima si faceva l'esempio appunto della Brexit, no? Probabilmente, anzi sicuramente, quella campagna elettorale è stata vinta anche con delle fake news. È anche vero dall'altra parte che avevamo giornali italiani che pubblicavano il rischio con la Brexit, l'Inghilterra sarebbe finita in default nel giro di qualche settimana e non avrebbe avuto accesso alle medicine, insomma poi c'è stata la cura vaccinale adesso, insomma si sono viste un po' gli esiti, quindi appunto insomma le fake news diventa appunto uno strumento più che altro politico da una parte e dall'altra, quindi un po' di questo vorrebbe ragionare. Però prima volevo chiederti una considerazione generale su quello che è effettivamente internet da questo punto di vista, cioè effettivamente è l'internet il problema, cioè è il fatto che ci siano i social media e quindi la creazione di bolle a creare il problema, o c'è insomma una situazione un pochettino più generale che anche in assenza appunto di questa nuova tecnologia, probabilmente per le situazioni storiche, economiche che ci circondano, in qualche modo stanno portando a una polarizzazione delle parti.
su internet, come già stai accennando, siamo passati da una fase di euforia, di ottimismo, dove addirittura internet era considerato una grande premessa di libertà, sia di libertà in qualche modo relativa ai commerci, all'economia, ma anche le ipotesi più in qualche modo più sovversive, più estremiste, potremmo dire anarchiche, puntavano sul mezzo, su internet, per creare una nuova società senza le istituzioni, senza le mediazioni, dove l'individuo sarebbe stato finalmente libero come mai prima. Ecco, questa fase di euforia è durata poco, non tanto, è durata poco, non tanto, anche se, ad esempio, durante l'amministrazione Obama, durante la seconda amministrazione Obama, ad esempio Hillary Clinton, intervenendo proprio in uno dei luoghi più importanti dal punto di vista dell'amministrazione della rete internet negli Stati Uniti, un centro di ricerca, non ricordo di preciso quale, però Hillary Clinton disse che l'amministrazione era assolutamente convinta che la libertà di internet, la libertà della rete, costituisse una delle principali libertà delle società democratiche. Quindi ancora nel 2012 abbiamo attestati di fede importanti nei confronti della rete internet. Diciamo che quelle dichiarazioni servivano anche in maniera polemica per redarguire invece la grande potenza cinese che aveva appena limitato Google o altre piattaforme, motori di ricerca. Quindi c'era anche una rivendicazione da parte dell'Occidente dell'orgoglio di proteggere, di tutelare la libertà attraverso Internet. Ecco, anche qui però nel giro di pochi anni questo internet ottimismo si rovescia in un pessimismo. Previsioni fosche, critiche, anche qui forse gli eventi politici sono importanti. Trump vince le elezioni e anche lì le vince attraverso una forte mobilitazione popolare, attraverso anche i canali della rete internet. È quell'ora che i democratici cominciano ad osservare e a valutare la rete un po' come uno strumento che in realtà inganna la democrazia, inganna il popolo, inganna il suffragio. Addirittura qualcuno arriva a sostenere che internet, intendendo i social media, è intrinsecamente populista. Internet è costitutivamente populista e quindi non solo è lo strumento che i populisti usano, ma è proprio una componente della politica e della cultura populista. Io non credo che queste valutazioni siano francamente oggettive. Io credo che internet sia essenzialmente un mezzo, un medium. Ha creato una rivoluzione mediale, anzi multimediale, però lo dobbiamo assolutamente e sempre trattare come un mezzo. L'idea che gli algoritmi ci possano governare la vita, che tutte queste cose, che siccome cerchiamo su Amazon un libro di botanica, poi immediatamente compreremo forbici per potare i giardini, perché tutte le nostre mail ci verranno fuori pubblicità e avvisi con forbici per potare le rose. Ecco, io credo che queste siano cose abbastanza... No? Internet è un mezzo. Anche la stampa, quando venne scoperta, favorì la riforma protestante, perché favorì la diffusione dei libri, l'interpretazione delle Bibbie, però nessuno si è sognato mai di dire che la stampa era protestante e non era cattolica. E quindi pare che siamo allo stesso punto. Allora, internet non è democratico, ma è populista, perché lo usano i populisti? Ecco, questa cosa politicamente, questa cosa culturalmente non tiene. Soprattutto non aiuta a comprendere quello che è il mezzo. C'è uno strumento. In genere, spesso, dietro queste censure, queste critiche, c'è anche una visione particolare dell'uomo, dell'individuo, per cui allora l'individuo si corrompe con la tecnica. Ecco, arriva la tecnica, arriva il cellulare, arriva l'iPhone, arriva la piattaforma, il social, e chissà perché l'uomo, che invece sarebbe di per sé buono,
si perde e diventa adepto di questi nuovi media. Ecco, io proprio non la vedo così. Cioè l'uomo sta, noi tutti, non l'uomo, noi tutti stiamo su Twitter perché siamo esseri dotati di parola. Quindi il cinguettio, come Aristotele diceva, che siamo uomini dotati di parola. E quindi stiamo su Twitter perché ci piace parlare, scrivere. Stiamo al telefonino perché ci piace parlare. Stiamo su Facebook perché ci piace scrivere. E siamo dotati di scrittura. Facciamo tutte queste cose perché siamo esseri sociali. E non è che lì neghiamo la nostra socialità. La esprimiamo così, la nostra socialità. La tecnica non inquina l'essere umano. La tecnica non è un elemento di corruzione antropologica. La tecnica è un elemento di rivelazione antropologica. La tecnica ci mostra quello che siamo, quello che siamo stati capaci di fare. La tecnica è l'automobile, ma è anche il carro armato, perché siamo capaci di andare in automobile, ma anche di costruire motori per spararci addosso i proiettili dei carri armati. Ma non c'è alla base una... E così anche quando la democrazia... Con la democrazia è la stessa cosa. Allora, uno immagina che ci sia l'elettore razionale, neutro, che però sbaglia a votare perché improvvisamente viene bombardato dai messaggi su internet, sulla rete. E i vecchi media? La televisione cosa faceva? La televisione non costituiva ugualmente un elemento di sofisticazione della libertà dell'elettore? Questa cosa va smontata, non è così. Ci sono problemi nuovi, però devono essere affrontati con una mentalità giusta, che non è quella di andare alla guerra delle fake news. Cioè noi non siamo Cappuccetto Rosso, innocente, buono, che va nel bosco, arriva il lupo cattivo, gli offre con l'inganno il qualcosa e poi se lo sbrana. Non è così. Tutti noi siamo Cappuccetto Rosso, ma siamo anche il lupo cattivo. Perché quando siamo lì dentro facciamo le due parti. E quindi questa cosa di prendersela con internet, di prendersela con le... A me sembra veramente... Forse è in corso una guerra, un conflitto per l'egemonia nell'informazione. Allora ci sono nuovi media, i media digitali e delle piattaforme sociali, che in qualche modo stanno facendo fuori la stampa. E anche la televisione. E quindi è normale, è legittimo che ci sia un conflitto fra questo. Però anche qui il conflitto è chiaro che viene moralizzato, viene eticizzato. Da un lato uno ti dice io sono buono, perché da me ci sono i giornalisti competenti, io sono la parte buona, io sono la stampa, sono il vecchio medium di cui ti puoi fidare. Non andare là per carità, perché invece rischi tutto. Trovi subito la fake news. Anche questo non è... Però ci sta invece la guerra, forse questo è il sintomo di un conflitto per l'egemonia, che non è detto che sia meglio che lo vincano le grandi piattaforme di internet, che non è detto che sia poi più progressista l'opzione, però il conflitto c'è e sembra che lo stiano vincendo quelli di internet. Sì, senza dubbio, anche se appunto magari ci arriveremo anche magari dopo sul fatto che, su come poi, questa vittoria del conflitto poi però da un altro punto di vista però li ha costretti anche delle mediazioni non tanto vantaggiose, se pensiamo per esempio al fatto che abbiamo dovuto, con la guerra dei profili che si è prospettata a cavallo nelle settimane immediatamente prima delle elezioni americane e soprattutto in quelle successive, con la soppressione di una serie di profili, non parlo solo di quello di Trump da parte di Twitter, ma anche in generale, chiunque usi Facebook magari anche semplicemente per condividere dei post, sa che negli ultimi mesi la parola Covid, vaccino, qualsiasi cosa, qualsiasi termine ambiguamente politico, abbia comunque portato a fatica magari nel pubblicare, nello sponsorizzare dei post e quant'altro. Quindi e sicuramente questa cosa qui non è stata a vantaggio per esempio di Facebook, perché è chiaro che se Facebook deve mettere dei controlli per prendere dei soldi per
per fare pubblicità dei post, evidentemente sta andando in qualche modo contro il suo interesse più immediato. E comunque ci arriveremo dopo. Quello che volevo invece chiederti adesso riguarda sempre. Diciamo, ora, io personalmente quantomeno sono completamente d'accordo con quello che hai detto sul tentativo di moralizzare un po' questo conflitto, che però ha probabilmente, anzi di sicuro, radici altrove, insomma. Però rimaniamo pur sempre in una situazione in cui ci troviamo con la prima potenza militare del mondo, dove una stragrande maggioranza della popolazione crede o che ci siano sette di pedofili che nascondono i bambini nelle sottoscale delle pizzerie, oppure che ci siano una serie di hacker russi col colbacco che in qualche modo riescono a spostare 10 milioni di voti di cittadini americani semplicemente facendo qualche meme. Quindi insomma, diciamo che in ogni caso il problema effettivamente è abbastanza concreto, al di là di quelli che possono essere un po' le analisi su quello che siano appunto le ragioni. Quindi mi chiedo, diciamo, volevo chiederti più che altro, dal punto di vista del diritto e anche della politica, insomma, come si può in qualche modo intervenire su questo problema? Innanzitutto voglio chiederti, in un contesto globale dove internet appunto è formalmente almeno il mezzo di comunicazione internazionale per antonomasia, dove i server spesso sono delocalizzati diciamo all'estero, ho tolto, diciamo, il caso della Cina, insomma, che è in parte, anzi, cioè, è anche solo in parte della Russia, però tendenzialmente, insomma, c'è una difficoltà, insomma, a limitare questo flusso di informazioni. Quali può, diciamo, ancora lo Stato, il luogo dove si può intervenire? Ci sono organismi internazionali che possono farlo? Di chi è la responsabilità di poter cercare di mettere dei limiti al problema? Allora, che un problema ci sia, è giusto, perché non è che internet è il paradiso, no? Io ho fatto un po', ho preso le parti, ho fatto un po' l'avvocato della difesa di internet, perché mi piace stare con quelli che vengono accusati, e quindi cioè, mi piace stare con quelli che passano da cattivi in qualche modo, no? Perché in realtà, come cantava Fossati, poi i cattivi, così cattivi non sono mai. E quindi mi piace un po' prendere le difese di queste situazioni qua. Sì, però come dicevi tu è giusto. Per esempio c'è stato il caso Cambridge Analytica, anche quello si dice che ha inquinato. Però questa volta comunque le elezioni americane sembrano essersi svolte correttamente. Visto che ha vinto Biden, chissà perché, turbative informatiche non ce ne sono state. Io sono convinto che se avesse vinto Trump, forse sarebbero tornati di moda gli hacker russi e tutta questa cosa qua. Quindi, vabbè, però fortunatamente questa cosa non... Invece no, problemi ci sono, sono problemi a volte che si sgonfiano anche da soli. Ad esempio, abbiamo il caso in Italia dei 5 Stelle, no? Allora, quando i 5 Stelle hanno vinto le elezioni del 2018 con una percentuale stratosferica, che nessun sondaggista era riuscito a cogliere in precedenza, ecco, molti, si è cominciato a dire: ah, ma questi saranno sicuramente governati dagli algoritmi di Casaleggio. Allora, non si è mai visto un partito che viene governato da un algoritmo, da una stanza dove chissà che cosa c'è, server, messaggi, procedure particolari che vengono inviate, dopo 2 anni vediamo che Casaleggio e i 5 Stelle sono i ferri corti e quasi non si parlano più. Allora dov'è tutto questo Moloch, questa costruzione totalitaria, questo partito server, quasi veniva da dire, cioè il partito azienda di Berlusconi? Il Movimento 5 Stelle era un movimento server, un movimento digitale. Ecco, era così granitica quella situazione? Oppure anche lì basta vedere che anche lì la circolarità, le contraddizioni, i conflitti reali, in realtà riescono a prendere il sopravvento e a scongiurare anche la distopia più nera e più nefasta.
Ecco, a volte i fenomeni si sgonfiano da soli. Qualcuno diceva bisogna mettere fuori legge i 5 Stelle perché sono contro la Costituzione, non si è mai visto che il vero soggetto che governa. Anche qui questa cosa sembra essersi abbastanza risolta. E comunque sembra essersi risolta anche perché il consenso di queste forze politiche è scemato. Quindi vuol dire che non avevano il controllo totalitario dei mezzi di informazione, no? Qual è quella forza che controlla i mezzi di informazione che dopo 2 anni dimezza o addirittura di più il proprio consenso? Vuol dire che tutta sta roba forse non c'era, no? Però no, i problemi comunque ci sono sempre, perché ogni forma, ogni mezzo presenta delle problematicità. E solo che i problemi sono legati a quel fattore così importante oggi nella dimensione giuridica, che è l'assenza del territorio. Cioè oggi i più grandi problemi di natura giuridica devono essere affrontati senza poter contare su un alleato, anzi su un fattore che fino ad oggi è stato sempre determinante nella dimensione del giuridico, della regola, cioè il territorio. Oggi il territorio conta molto, molto meno, perché i fenomeni di integrazione sovranazionale, istituzionali, hanno ridotto, hanno depotenziato questo elemento. Lo vediamo noi come Stato sovrano, no? Rispetto all'integrazione, al processo di partecipazione all'Unione Europea, il peso della nostra valore territoriale è sempre meno. Siamo costretti a confrontarci con ciò che fanno soggetti che stanno da altre parti. Nel caso di Internet, il ridimensionamento del fattore territoriale è ancora più grande, perché addirittura Internet può prescindere dal territorio. Internet tecnicamente potrebbe prescindere dal territorio e quindi vivere in una dimensione sovranazionale, globale, che è destinata a passare sopra gli stati. Ecco, questa tendenza secondo me deve essere in qualche modo contrastata, e gli stati hanno delle possibilità di regolare le cose, di emanare delle leggi, di intervenire in maniera tale per porre in qualche modo un argine a questa corsa globalista, a questo delirio per certi versi sovranazionale e globalista. Qualche segno si vede, ad esempio, con la pandemia. La pandemia ha in qualche modo segnalato una ripresa del ruolo degli stati nazionali, sia pure in dialettica con organismi sovranazionali, però gli stati in qualche modo hanno ripreso vigore, sono tornati di nuovo centrali per gestire la pandemia, per affrontare l'emergenza economica che ne è derivata. E io credo che anche per il fenomeno di Internet sia possibile immaginare soluzioni del genere, e cioè soluzioni che passano attraverso delle leggi, dei controlli, non solo di natura, contenutistica, cioè relativa ai contenuti che vengono diffusi, ma anche per ciò che riguarda gli assetti proprietari e quindi il pagamento delle imposte e tutte queste dimensioni qua che richiedono una tecnica privatistica che deve essere comunque raffinata, perché non è possibile che le grandi multinazionali della rete paghino poche tasse in paesi dove realizzano ingenti ricavi. Anche questa dimensione patrimoniale, direi impositiva, fiscale, dovrebbe essere rivalutata. Invece dal punto di vista dei contenuti qualcosa si può fare, perché ad esempio ci sono alcuni paesi come la Francia o la Germania che si sono dotati di leggi nazionali, di leggi statali, che possono imporre alle grandi piattaforme, ai grandi network della rete, di disabilitare, cioè di rendere non disponibili determinati contenuti sul loro territorio. Anche se i contenuti vengono in qualche modo, fanno riferimento a server che stanno fuori dal confine nazionale. Quindi non è impossibile, diciamo così, provare a dare dei piccoli segni di legislazione nazionale. Anzi, per certi versi sarebbero proprio utili. Ma la mia utopia però è un'altra. La mia utopia sarebbe un social media statale.
cioè come l'IRI negli anni 30 statalizzò il capitalismo, la mia utopia sarebbe la creazione di una vera e propria piattaforma social, non solo pubblica, perché pubblico si limita agli ingressi, alla gerenza, ma proprio statale nel senso della proprietà e della gestione della rete. Questa però, come ripeto, è un'utopia. Io sogno una IRI nell'era di internet. Io sogno un Facebook gestito dallo Stato, dove così siamo tranquilli sui profitti, sulle pubblicità, siamo tranquilli sui contenuti, insomma, una specie di Rai per la rete, una specie di Facebook come la Rai, in qualche modo, governato quindi come la Rai, dai partiti, in buona sostanza, dal governo. Ok, per la democratica almeno su questo. No, assolutamente democratico, però. Assolutamente democratico, perché altrimenti corriamo il rischio che, non so, YouTube censura le televisioni, come è successo con una televisione che si chiama BioBlu, non so se... a chi risponde YouTube? YouTube non risponde a nessuno. Perché YouTube nega un diritto costituzionale a soggetti italiani che utilizzano una piattaforma? A me questo sembra un arbitrio. Forse sì. Questo profilo è più grave delle fake news. Sì, sicuramente. Tra l'altro, infatti, questa è un'altra domanda, appunto, che volevo porti, quindi mi aiuti, insomma, a introdurre, nel senso che appunto un altro dei problemi è quello che magari, appunto, siamo poi le aziende private a regolare in vario modo questo. Poi qualcuno, tipo per esempio rimanendo in Italia, per esempio la campagna Odiare ti costa, insomma, sono stati anche magari contenti di determinati, lo sono stati anche forse in molti, insomma, della chiusura momentanea sono stata del profilo, per esempio, di Casa Pound, per fare un esempio italiano. È chiaro però che nel momento in cui è il privato a farlo, poi possono anche avvenire alcuni casi, come per esempio rimanendo sempre qualcosa di un pochino più distante da noi, che quindi possiamo osservare in maniera un po' più, cioè sentendoci meno coinvolti, quindi cercando di essere un pochettino più oggettivi. Il caso, per esempio, negli Stati Uniti, subito dopo le elezioni, dove con la chiusura di alcuni profili dell'area trumpiana c'è stato il tentativo di lanciare una nuova piattaforma, Parler, non avrebbe sicuramente sostituito Facebook, perché chiaramente era diventata un luogo dove si concentravano comunque quelli di una molto precisa area politica, quindi con meno possibilità di interscambio vario, però Amazon ha sua sponte, meglio, formalmente su sua iniziativa, chiuso tolto il server, e quindi quella piattaforma lì è stata chiusa per questo motivo, insomma. E quindi appunto col problema che diventa da una parte il privato a decidere, dall'altra in quel caso lì, noi accennavamo prima, probabilmente su pressione di soggetti terzi, insomma, di stampo politico. Dario Fabbri, per esempio, nella lista di Limes, ha più volte parlato, insomma, di questo aspetto. Però comunque di questo rimane tutto molto nebbioso, nebuloso, poco chiaro e soprattutto poco controllato dal punto di vista democratico. Quindi volevo chiederti appunto se che ruolo su questo. Vabbè, in realtà faccio una domanda che è abbastanza retorica, perché insomma l'hai già in qualche modo detto, cioè, quindi non è probabilmente il privato il luogo dove chi può intervenire per fare chiarezza su questo. Il problema è la natura giuridica di queste grandi piattaforme, di questi grandi server, di queste grandi piattaforme informatiche. Noi non abbiamo una certezza del diritto ancora. Ad esempio, negli Stati Uniti vengono considerati, secondo una dottrina del diritto dell'informazione di quel paese, che è la dottrina dei fori pubblici. Ecco, una piattaforma sociale come Facebook o come Twitter è un foro pubblico, una specie di piazza di Agorà, dove però qualche limite, ecco, qualche regola deve essere comunque
comunque rispettata. E quindi anche con la dottrina del foro pubblico, secondo me, entra in conflitto l'espulsione, la chiusura di Trump. Lì però ci sono anche altre giustificazioni, e cioè c'è una giustificazione che riguarda proprio la fedeltà alla Costituzione. Secondo me lì nell'oscuramento di Trump ha giocato una sorta di delitto, non so nemmeno come chiamarlo, di offesa, di mancanza di rispetto nei confronti della Costituzione. Allora, in qualche modo, gli operatori dell'informazione, perché la cosa non ha riguardato solo Twitter, ma anche gli operatori dell'informazione, cioè i telegiornali, i servizi di approfondimento, qualcuno ha tolto proprio Trump che parlava, non l'ha fatto ascoltare, perché stava dicendo che le elezioni non erano regolari, insomma, stava dicendo delle cose che andavano a intaccare in maniera molto grave il quadro, il contesto democratico. Quindi negli Stati Uniti in genere la libertà d'espressione è molto più tutelata che da noi, o meglio, è meno limitata che da noi. Incontra meno limiti negli Stati Uniti la libertà d'espressione che da noi. Proprio perché c'è un'idea di sacralità della Costituzione, il primo emendamento. E forse però il fatto che Trump abbia attaccato proprio quella garanzia dello spazio di libertà, abbia proprio messo in discussione le regole fondamentali che garantiscono questa libertà abbastanza ampia, bisogna dire, questo può aver determinato negli operatori dell'informazione un senso di difesa della prerogativa costituzionale. E quindi dire al politico: no, non ti faccio nemmeno parlare, non ti mando nemmeno in onda perché stai dicendo delle cose veramente gravi. Così come ha fatto Twitter, che addirittura ha oscurato il profilo, l'ha tolto. Però secondo me sono provvedimenti così molto gravi, che sono comprensibili, però meglio con riferimento alla storia americana. In Europa cose, casi del genere sono più frequenti, il caso di Casa Pound, che ad esempio citavi prima, proprio perché da noi non c'è, invece, non siamo arrivati a configurare le piattaforme come fori pubblici. Dipende, a volte vengono considerati come bacheche private, altre volte invece vengono assimilate a uno spazio pubblico, e quindi c'è un'incertezza. Dal punto di vista giuridico c'è un'incertezza. Un magistrato la considera in un modo, un altro magistrato la considera in un altro. Ci sono il caso di Casa Pound, ci sono, mi pare, un paio di carceri. Casa Pound è a Roma, e poi c'è anche un'altra associazione di Forza Nuova, che a Lucca in Toscana è stata ugualmente oscurata. Però ci sono tre provvedimenti dei giudici italiani, ognuno inquadra il fenomeno in maniera distinta. Sì. In una maniera, chi in un'altra, chi in un'altra ancora. In attesa della statalizzazione dei mezzi di produzione internet. Però appunto tre considerazioni, e cerco di essere rapidissimo. No, sul caso di Casa Paolo, in realtà c'è una fase temporale, nel senso che c'è stato prima un oscuramento da parte della piattaforma stessa, e poi in una seconda fase è intervenuto la giurisprudenza, comunque dei giudici, e quindi è stato appunto quello che mi riferivo era in particolare il fatto che è stato Facebook a chiudere certo. E poi tra l'altro una cosa anche, mi sposto sull'altra considerazione, per esempio, che fa anche sistematicamente per esempio sulle associazioni italiane che si occupano di Kurdistan eccetera, per esempio, hanno anche loro avuto problemi non dai giudici ma proprio dalla piattaforma stessa, che ha oscurato per esempio profili, persone che magari pubblicavano foto di Ocalan o cose di questo tipo. L'altra cosa però appunto parlavi appunto della situazione americana, negli Stati Uniti c'è sempre stato storicamente un ragionamento sul fatto che le piattaforme, che poi è stato quello che poi ha reso di fatto possibile che esistessero poi i social media, cioè il fatto che non siano mai stati considerati appunto degli editori, Facebook e altri, ma appunto, come dicevi tu stesso, delle agorà. Però anche questa cosa qui, di recente, insomma, nel dibattito americano si sta un po' cercando di metterla un po' in discussione sulla non responsabilità diretta da parte dei social. Sì, questa cosa in Europa viene disciplinata da una direttiva, che è una direttiva abbastanza vecchia, è la direttiva sul commercio elettronico,
che addirittura credo sia del 2000 o del 2001. E sì, anche lì si stabilisce, si sancisce che le piattaforme, gli operatori che forniscono servizi, gli host provider della rete, non sono degli editori e quindi non hanno l'obbligo di controllare i contenuti che vengono pubblicati. Però questo principio di non responsabilità per ciò che viene pubblicato viene ogni tanto messo in discussione dalle sentenze dei giudici. E quindi anche questo principio viene in qualche modo rimodulato. Ad esempio, nella legislazione italiana c'è scritto che comunque l'host provider deve rimuovere un contenuto quando l'autorità amministrativa o l'autorità giudiziaria glielo dice. Cioè, quando se gli notifica, guarda, qui c'è, allora intervengono dei margini di responsabilità. Però c'è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'ottobre 2019, se non sbaglio, che invece chiama in causa le piattaforme sociali e proprio afferma che hanno l'obbligo di rimuovere contenuti che vengono segnalati anche dagli utenti, però come meritevoli di rimozione. Questo era il caso di una politica austriaca che aveva vinto una causa contro un blog e quindi voleva che venisse inibito a tutte le piattaforme operanti nell'Unione Europea di diffondere il contenuto che era stato diffuso da quel blog. E ha avuto ragione. Ha riconosciuto che è dovere dei provider disattivare o eliminare i contenuti, in quel caso era un contenuto diffamatorio, lei ha vinto una causa per diffamazione, e quindi c'è anche una responsabilità anche loro. Ma il fatto che non sono degli editori però è anche un bene, perché se venisse assegnata loro la responsabilità editoriale vuol dire che sarebbero liberi di controllare e di scegliere cosa pubblicare e cosa non pubblicare. Quindi sarebbe davvero un progresso per la libertà di espressione? Io credo di no. Sì, oltre al fatto che anche semplicemente piattaforme come TripAdvisor o altre finirebbero con non esistere più probabilmente nel momento in cui appunto ci fosse controllo totale e una responsabilità su qualsiasi cosa viene pubblicata dalle piattaforme. Vorrei farti, se hai ancora qualche minuto da dedicarci, un altro paio di domande un pochino più generali. Uno riguarda il rapporto che c'è, diciamo, abbiamo parlato di verità rispetto al diritto, rispetto al concetto filosofico e quant'altro. Mi chiedevo quale fosse il rapporto tra la verità e democrazia. Fermo restando che insomma in qualche modo già alcuni elementi per analizzare questo aspetto li hai già formati. Provocatoriamente mi chiedo se forse lo stesso diritto alla bufala non sia in qualche modo esso stesso parte attraverso insomma anche forme più leggere come se essere satira o quant'altro, però in qualche modo parte di una democrazia sana, ecco. Io credo che se magari è brutto parlare di diritto alla bufala, parlare di diritto alla bufala, dire ognuno ha diritto di dire le fesserie o di dire proprio delle bugie, che sa deliberatamente come bugie, è brutto. Quindi non si può dire diritto alla bufala. Però si può dire un'altra cosa, e cioè stabilire la non perseguibilità della bufala. Per cui io non ho il diritto di dire la bufala. Però se la dico, non è che qualcuno deve arrivare da me e mi deve chiudere, censurare, perché io ho detto una bufala, no? E poi ci sono... anche la bufala, quando è bufala la riconosci subito, e appunto diventa ironia, satira. Altre volte, ciò che oggi è bufala, domani non lo è. Se qualche anno fa qualcuno avesse detto, guardate, che uno Stato dell'Unione Europea può vivere benissimo con un debito pubblico pari al 160% del PIL e facendo l'11% di deficit all'anno, ti avrebbero preso per matto. Ti avrebbero preso, incatenato, portato via con l'ambulanza
perché tu stavi ragionando, stavi male, a dare contro i dogmi dell'economia. Oggi, no? Che siamo in questo periodo, 2021, oggi i dati ci dicono che il debito pubblico italiano sarà pari al 160% del PIL e che il rapporto deficit, il deficit rispetto al PIL sarà dell'11%. Quindi mentre fino a 2 anni fa ci sembrava brutto passare al 2,4, quindi già il 2,4 c'era gente che girava con le mani nei capelli, oddio, le generazioni future, oddio, il debito. No? Oggi siamo all'11%. Allora, qual è la fake news? La bufala di ieri è diventata la realtà di oggi. Poi l'esempio che facevamo prima, gli inglesi, miseria per le strade, invasioni di cavallette dopo la scelta di lasciare l'Unione Europea. Saremo vicini ai nostri fratelli inglesi, non mancherà la nostra solidarietà. Ecco, gli inglesi hanno fatto le campagne vaccinali da soli e noi invece siamo costretti ad aspettare con il contagocce. Quindi la bufala di ieri spesso diventa la verità di oggi. Quindi il rapporto fra verità e democrazia è un rapporto che va lasciato assolutamente libero e sciolto. È meglio correre il rischio che circoli una bugia rispetto al provvedimento che chiude la bocca a qualcuno. Il male minore fra censurare e lasciar correre le bufale è sicuramente lasciar correre le bufale. Il grande pensatore della democrazia novecentesca, che era Hans Kelsen, che è stato Hans Kelsen, un giurista liberale, aveva proprio una fissazione, no, tanto Kelsen non poteva avere delle fissazioni, però era un punto di stimolo intellettuale nei confronti del processo a Gesù. Lui immagina, cioè, sul processo a Gesù c'è scritto diverse volte, c'è tornato 6-7 volte da una persona addirittura priva di orientamento religioso, e però lui vedeva il processo a Gesù, la dinamica della democrazia. Perché cosa succede lì? Lì viene processata in qualche modo la verità. Allora dice Kelsen, l'atteggiamento agnostico, l'atteggiamento scettico di Pilato è forse quello più vicino alla mentalità democratica. Perché da un lato abbiamo un soggetto, Gesù, che dice io sono la verità. Dall'altra parte abbiamo altri soggetti che invece dicono no, lui non è la verità, lui è l'impostore, perché la verità siamo noi. La scelta del popolo, che poi si rivela una scelta non felice per la verità, almeno per quella di Gesù, la scelta del popolo in qualche modo dimostra come la verità non sia spesso riconosciuta nel caso del voto. Allora dice Kelsen, io ve l'ho banalizzata, ovviamente, perché abbiamo pochi minuti. Kelsen dice Pilato in realtà è stato, rappresenta il punto di vista del democratico, perché lui rispetto a questa contesa fra opposte verità se ne è lavato le mani. E dice Kelsen, la forma filosofica della democrazia è il relativismo. E dice, se qualcuno mi facesse notare che così va dispersa la verità, io chiedo a quel qualcuno, ma tu sei sicuro di portare una verità come quella portata a suo tempo da Gesù? Quindi la forma della democrazia è il relativismo, assolutamente. Per questo la nuova politica della verità si scontra con questa cosa. Perché finché si tratta di chiamare le cose col loro nome ci siamo, non è che il legislatore può chiamare automobile un aereo mobile, no? È chiaro. Però su altre questioni il problema è sempre quello, qual è la verità? E la domanda è quis judicabit, chi decide? Allora o decide il principio aristocratico, i giudici, oppure decide il principio democratico, il popolo. Beh, insomma, direi che abbiamo messo una serie di
paletti, diciamo, abbastanza, diciamo, opportuni per analizzare il problema delle fake news e del rapporto che hanno le società contemporanee con la stessa tenuta democratica delle stesse. E, però, appunto, come conclusione, vorrei chiederti, appunto, fatte tutte queste premesse e considerazioni che abbiamo posto finora, quindi quale può essere un nuovo modo di configurare la libertà di espressione, e quale può essere anche un modo per il legislatore statale di configurarlo in base a tutto quello che ci siamo detti oggi, insomma, la nostra chiacchierata. Allora, io c'è una tendenza che è quella di controllare il mondo dell'informazione. Controllare il mondo dell'informazione, però soprattutto quella online. Perché appunto, non è solo secondo gli esperti, ma anche secondo le istituzioni, è lì che si annida la disinformazione. A livello della comunità dell'Unione Europea funziona un gruppo di esperti. Un gruppo di alto livello che deve appunto contrastare la disinformazione. Il termine fake news viene usato sempre meno adesso, si è passato più a disinformazione, perché fake news era più difficile da definire. Ci si è accorti che si trattava di una nozione dotata di una certa difficoltà classificatoria e definitoria, quindi si sta un pochino più calmi. Ma anche in Italia l'autorità garante per le comunicazioni fa monitoraggio sulla informazione, con rapporti semestrali, annuali, con organismi che controllano appunto la disinformazione online. Beh, innanzitutto qui emerge subito un dato, che questa attenzione particolare riguarda solo internet, la rete, le comunicazioni digitali. Dalle altre parti va tutto bene? Non lo so, in televisione, sulla stampa, sembra che lì vada tutto bene, che problemi di disinformazione non ce ne siano, però quindi è già questa una prima dissimmetria nel mondo dei media. Magari comprensibile perché in internet ci sono milioni di persone e quindi eccetera, eccetera. Comprensibile, però già internet è nell'occhio. E nel mirino. E poi quali sono appunto le cose che vengono verificate, controllate? Beh, innanzitutto c'è una forte attenzione nei confronti dei messaggi di odio e dei messaggi volti ad incitare condotte violente o discriminatorie. Quindi questa è, diciamo, forse una delle categorie principali, uno dei valori principali che portano sia le piattaforme e sia appunto le autorità di governo, che poi le autorità di governo hanno dei protocolli con le piattaforme, questa cosa non l'abbiamo detta, però esiste ed è diffusa la pratica dell'autoregolamentazione, per cui quando Facebook chiude il profilo di un'associazione che ad esempio fa apologia di idee in qualche modo razziste o violente, non lo fa solo di sua sponte. Ha un rapporto, un protocollo concordato prima con l'Unione Europea, con quel comitato di esperti di cui parlavamo. È dal 2016 che c'è un protocollo per tutelare contro i discorsi di odio. Quindi ecco, diciamo che c'è una certa area che viene monitorata con attenzione, quella appunto che poi è riconducibile in generale al concetto di dignità umana, tutto ciò che viene a discapito della dignità umana. E quindi lì si individuano provvedimenti come la sospensione del contenuto, la inibizione all'accesso al contenuto, la rimozione, che sono strumenti che le piattaforme hanno. Ecco, in questi casi, francamente, è difficile essere così contrari a forme di tutela del genere, anche se andrebbe comunque sempre rispettato il contraddittorio, e cioè la piattaforma chiude, la piattaforma ti notifica la chiusura, però ci dovrebbe essere la possibilità anche per il soggetto, in qualche modo censurato,
di fare valere le proprie ragioni in un giudizio, o davanti a un giudice, oppure di fronte ad un organismo terzo che può essere individuato già dalle autorità di garanzia, insomma, non direttamente dal governo. Insomma, questo processo, che è il processo che qui abbiamo proprio in maniera rudimentale indicato, si chiama autoregolamentazione. Cioè praticamente gli operatori, attraverso il coinvolgimento degli utenti, possono trovare delle vie di conciliazione per far sì che determinati contenuti vengano rimossi, quelli più odiosi, e invece altri possano rimanere. Ecco, però invece quando andiamo sull'informazione politica, sulla propaganda politica, su altre cose, anche qui ci vuole invece più delicatezza. Perché un conto è il messaggio che va a ledere la dignità umana, altro conto è il messaggio di chi fa semplicemente una campagna elettorale. E quindi lì, insomma, la comunicazione politica, la comunicazione dei pensieri, delle idee, deve essere sicuramente lasciata molto più libera rispetto a quell'altro tipo di comunicazione. E comunque, ripeto, la regola dovrebbe essere la stessa. Ciò che non è legale nella realtà non dovrebbe essere legale nemmeno in rete, e viceversa. Cioè, no? I parametri dovrebbero più o meno essere gli stessi, anche se il mezzo è importante, perché il mezzo fa la differenza. Ecco. Il mezzo è decisivo, fa la differenza. Però quello che in qualche modo io anche con questo libro volevo in qualche modo segnalare era proprio l'idea, cioè mettere in evidenza i profili critici di questa cosa di stare addosso a internet, di stare sempre addosso alla rete, di imputarle ogni sorta di malvagità che venga commessa, insomma, no? Se uno perde le elezioni è colpa delle fake news, se succede un guaio dell'ordine pubblico è colpa delle fake news, se uno scende in strada a sparare è colpa dei social. Ecco, magari andiamoci piano. Se vincono i populisti è colpa dei social, magari non è colpa di 30 anni di politiche che hanno ampliato le divergenze e le diseguaglianze sociali, no? In genere non ci se la prende mai con una cosa del genere, ci la riprende con i social, quindi che quello è l'ultimo tassello. Cioè l'insulto che uno mette nel social, l'insulto populista contro la casta, secondo me è l'ultimo anello di un processo lungo, di un processo che ha radici materiali che sono molto più profonde. Quando mi hai tolto il lavoro, mi hai precarizzato, non mi dai diritti, mi costringi, mi dai 4 lire, poi vedo la tua propaganda dove c'è il rider felice a 55 anni, un tweet in cui io, insomma, qualche contenuto un po' così, me lo vorrei far fare, no? Non è che devo anche applaudire a questa cosa, no? Come era la canzone, sempre allegri ci tocca stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, e diventano tristi se noi piangiamo. Qui sembra che sia la stessa cosa. Quindi, no? Ti dà fastidio anche il piccolo sfogo che mi faccio su internet. Ecco, così, era quasi una battuta, un po' per alleggerire il contesto. Assolutamente, diciamo, la citazione è perfetta per concludere il ragionamento, insomma, diciamo, tutto molto estremamente chiaro, insomma. E niente, ringrazio ancora Carlo Magnani per essere stato con noi oggi, e ricordo per una volta il suo libro pubblicato a Rubettino, Finché c'è una fake news c'è speranza, e di cui, insomma, avevo preparato la grafica, ma insomma va bene, è ancora più bello, diciamo, fermo immagine. E niente, vi do appuntamento alla prossima iniziativa con sotto sopra la società digitale. Grazie ancora. Grazie.